Salve a tutti, ci troviamo al castello di Malgrate in Lunigiana e oggi vi parlerò della storia e delle leggende di questo affascinante luogo. Malgrate è una frazione di Villa Franca in Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. Fondato da Niccolò Malaspina, Malgrate è noto per il suo bellissimo castello medievale, con una caratteristica torre cilindrica di 25 metri di altezza. Ma la leggenda di oggi non ha a che fare direttamente con il borgo o con il castello, ma con una particolare situazione. In Lunigiana, diverse persone vi parleranno della donna che morì due volte a Malgrate. La povera contadina era da sola in casa che mangiava, quando qualcosa le rimase bloccato in gola. Non essendoci nessuno nelle vicinanze per aiutarla, la povera donna non ebbe scampo e soffocò accasciandosi al suolo. Quando i familiari della giovane rientrarono, la trovarono per terra, immobile. Il corpo venne messo nella cassa e venne portato al cimitero del posto in attesa del funerale. Ma il giorno successivo, quando si iniziarono i preparativi per il funerale, si notò che la cassa era stata forzata, anche se non abbastanza da aprirla. Si decise quindi di aprire la bara e all'interno i presenti osservarono con orrore il corpo della contadina contratto in una smorfia di dolore e con le mani ricoperte di sangue. Probabilmente la giovane era riuscita a liberarsi dal cibo bloccato in gola e aveva ripreso a respirare. Ritrovandosi però bloccata in una bara, non aveva potuto liberarsi ed era morta dallo spavento. E così divenne noto il caso della donna che era morta due volte.